Sabaro Moderna compie 60 anni. In un'iniziativa culturale presso l'asilo nido Il Mondo delle Fiabe a Labaro è stato presentato un libro scritto da Vittorio D'Amico, già autore di altri libri sulla storia del quartiere, che racconta dei 60 anni della Labaro Moderna, periodo che va dal 1954 ad oggi. Buona partecipazione dei cittadini incuriositi dalla storia del proprio quartiere. Come tutta Roma, Labaro non è da meno in quanto affascino storico e culturale. È divertente il fatto stesso che io porti la mia faccia tra la gente. Tutti camminando. Poi andatelo a vedere qui, alle fornaci, insomma dopo 500 metri del raccordo, c'è l'antica Flaminia che c'ha 2100 anni di storia. Sta in via Carlo Levi 67, sta per i venditori di macchine. Lì ha fatto una grossa spesa, perché sono anche generosi che fanno delle cose importanti. Poi qua sotto invece, e lo so che è piccola la foto e ho dovuto tagliare, però qui la barchetta è la prova una volta, vedete? Volevo ringraziarti perché è vero quello che hai detto. Sì. Noi con la scuola io sapevo di Massenzio, sapevo di Costantino, sì. Però tante altre cose che ho saputo da quello che hai scritto. E comunque è importantissimo sapere le origini di dove si sta. Io non sono di là, sono venuta da sposata. Oh, io farei un applauso anche per Gaetano Seminatore, perché proprio a Labaro, perché era il punto dove si poteva attraversare il Tevere che era più basso, dopo è nata la diga, dove è nato il ponte, e collegava con la Salaria dove si commerciava il sale. Quindi è nato qui a Labaro il porto della Pozzolana. Ai tempi del 1500 Michelangelo veniva qui a caricare la Pozzolana nera per intonacare la cappella.